In primo luogo ci ha parlato di ciò che non c'è più, e gamberi che si trovavano da Reda a Chiesa, di Frati, e qui, ieri a Chiesa, allora l'altare si trovava in faccia qui, e c'erano sei cappelle, allora le cappelle tre di una parte e tre dell'altra. Di è il XV secolo che il convento fu costruito dagli Osservantini e che ha una pietra importantissima nella storia di Corsica. Ha accolto esperienti consulte di regione Corsa, cui Bauli, Babbo e Fiolo. All'annata 1731 c'è una cosa quanto anche importante che passa, non passa tanto, passa quasi da Pietro Giraio, gli è l'abbo di Pasquale Bauli, di Jacinto Bauli, che ha detto alle un francese, perché les hommes naissent libres et égaux entre eux. E è stata, ad una certa maniera, 54 anni dopo, è stata copiata di Geraio per i francesi e hanno scambiato le somme, l'articolo primo di dichiarazione di diritti dell'uomo, le somme nes libre ego en droit. Ma ora parecchi vide è stato tralasciato piano piano. Il convento ha di nuovo aggrottato i gendarmi sino al 1934. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani occupavano il luogo e avevano lasciato qui provviste e munizioni. C'erano le munizioni, assai munizioni, a Brosinecchi, perché che lo sapessi, che usate un convento sano, cioè veramente che le fossero non vero. Nanzi bombardò il convento in 1943 e truppa alemane ha avuto una visita di paesani che lo c'era roba a mangiare dentro e che ciò lì a piarla. Ma durante il trasporto, il garo iadia e salta dentro una mina. Ciò che ha dato su Salvadorio. I soldati sono venuti e volevano tombare paesani pensando che li erano resistenti. E per scienza, per quello che conduceva, ha detto no, sono Michaeli, sono io che sono aggiustato da una mina che c'era dentro il bossetto. E così i paesani che si dovevano tombare, si sono sotterrati. Se a mai aperti le munizioni sono spusate durante l'assalto alemano, certe saranno presenti anche qua. Per umere e beigroge, un travaglio di sicurezza e di primura. Après la guerre, ça n'a pas été déminé. Et ponctuellement, on a une intervention des démineurs. Donc on a des promeneurs, bon, des gens, des curieux qui vont trouver des munitions. Et on a eu par exemple l'année dernière, on a eu l'intervention des démineurs pour une grenade qu'ils ont fait exploser sur site. Mais c'est-à-dire qu'on a quand même toujours à ce niveau-là un danger. Donc on ne peut pas creuser, on ne peut pas... Il faut, avant de stabiliser la structure, il faut faire un déminage. Astruberi, Guru, i muri qui si sfondano. Malgrado i banili che impediscono agli entri, accadono sempre l'accidente. Quand j'étais jeune, la voûte était entière. Et une pierre de voûte qui est partie avec l'érosion, et le reste a suivi. Et après, pour les gens, là par exemple, quand on regarde ce trou, là on est au-dessus d'une voûte. Tu ne vois pas le danger. Si tu as une pierre de voûte qui passe, quand tu passes dessus, tu passes à travers. Il y a eu déjà des gens qui sont tombés. On n'a pas eu de décès, heureusement, mais on a eu des fractures, ce genre de choses. Après, tu as toujours la possibilité d'avoir une pierre qui tombe. Dopo un studio fatto, i provvisionali hanno raccomandato una stabilizzazione di insieme a struttura con un prezzo stimato a 1 milione di euro. Per una comune come quella di Beigroge è troppo caro. Cioè, dunque, a trovare d'altre soluzioni. L'intervention du patrimoine est très importante parce que si eux acceptent de nous récupérer le couvent, et c'est dans ce sens qu'on l'en bat aujourd'hui, ça nous permettrait de le rétrocéder à la collectivité. Eux assumeraient la restauration ou du moins l'entretien et le déminage, et ça permettrait de sauver la bâtisse. Beh, il convento in suo stato per i paesani un rudione rezzinco ferma sempre un crebagur. Si bonerà contunque a un manda se lo giuro a lasciarlo come la bossuta storia o rivallo.